ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Gentili radioascoltatori di ANG in radio, Agropoli Generation, abbiamo oggi l'onore di ospitare Rosario Pingaro, amministratore delegato e presidente di Convergenza SPA Società Benefit, leader nel Sud Italia per i servizi internet ed energia. Ben trovato Rosario. Buonasera a tutti quanti voi e grazie per l'invito. Ben ritrovato anche ai compagni di viaggio che in questa puntata, insomma, mi supporteranno per intervistare il nostro ospite. Ma prima di parlare con lui andiamo a capire un attimo chi è Rosario Pingaro. Chi è Rosario Pingaro? È un ingegnere di formazione con una lunga e significativa esperienza di lavoro a New York. Si è, pensate, laureato nel 1997 con 110 su 110 voto finale alla Federico II di Napoli in ingegneria. Ho detto bene, Rosario? Sì, ingegneria edile. Ingegneria. Seguendo, perché volevo all'epoca seguire le orme di mio padre, che è costruttore, ingegnere civile, cioè era ingegnere civile. Poi però la passione per l'azienda, il business, la tecnologia in generale mi ha portato a seguire la passione. Però sai, la formazione da ingegnere ha influito sempre positivamente, perché ti forma proprio dal punto di vista mentale a risolvere, semplificando i problemi, riuscendo a trovare soluzioni semplici anche a problemi complessi. E infatti nel 2005 Rosario fonda Convergenze SPA, un sogno, quello di colmare il digital divide nel Cilento, portando la connettività in zone non ancora servite dalla banda larga. E nel 2003 diventa amministratore della BCC di Capaccio Pestum, per poi diventarne, pensate, dopo 10 anni, quindi nel 2013, il presidente. Oggi Convergenze SPA è anche, pensate, quotato in borsa. E ci saranno altre novità durante la nostra puntata, perché nel dietro le quinte il presidente Pingaro ci ha promesso delle news. Allora, ho detto bene, quindi insomma una grande esperienza, soprattutto americana, Rosario, che forse ti ha dato anche quella spinta in più, no? Rispetto agli imprenditori classici italiani e diciamolo anche locali, che non sono poi così tanto abituati ad investire. Sì, sicuramente è stato uno dei momenti più formativi della mia vita, perché mi ha dato la possibilità di vedere un mondo che non conoscevo, di entrare nel settore della finanza, che mi ha permesso di conoscere dinamiche di creazione di valore per le aziende, che mi ha permesso di entrare in contatto con le nuove tecnologie dell'epoca. E quindi sicuramente ho fatto tesoro di tutto quello che è stata la mia esperienza lì, ma poi nel mio cuore volevo sempre ritornare dove ero nato, ritornare in Italia, perché se ognuno di noi pensa di dover andare via per avere successo, il nostro territorio si impoverisce troppo. Quindi la mia idea è stata sempre fare esperienza fuori e poi tornare con quel bagaglio di esperienza, cercare di fare bene anche da noi per creare valore, magari non così grande come in altri contesti, però sicuramente significativo. E infatti quando sono venuto qua ho capito che quella tecnologia che si iniziava a diffondere a New York sul collegamento all'interno degli uffici, dei vari computer, dei router senza fili, poteva avere uno sviluppo da noi in ambito geografico, cioè anziché collegare elementi all'interno di un ufficio, potevamo collegare fabbricati in un paese utilizzando la stessa identica tecnologia.
Abbiamo fatto i primi esperimenti nel 2003-2004, abbiamo visto che la tecnologia poteva funzionare. Nel 2005 abbiamo deciso di fare una società per sviluppare il business, e da subito, avendo diciamo conosciuto le dinamiche a New York, siamo partiti subito con una società per azioni, perché capivamo che dovevamo essere credibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nei confronti della clientela business. Quindi siamo partiti già con una forma societaria che generalmente è ritagliata soltanto per le grandi compagnie, per le grandi aziende. Questo ci ha permesso sicuramente di crescere bene. Non ci siamo accontentati, non ci siamo messi i soldi in tasca, ma tutto quello che è arrivato dalla società l'abbiamo sempre continuamente reinvestito. Dopo 15 anni di continui investimenti, oggi siamo in grado di avere molteplici prodotti, molteplici tecnologie, scaviamo per portare la fibra fino a casa dei nostri clienti, riusciamo ad avere tecnologie ad Agropoli come a Trentinara, come a Capaccio, che sono le stesse identiche tecnologie che sono a Milano. Quindi abbiamo sicuramente portato elementi di innovazione che rendono i nostri territori, le aziende che vivono nei nostri territori, ma anche la qualità delle connessioni che hanno anche le utenze residenziali a livello di quelle sicuramente di posti un po' più fortunati. Questo nel tempo sono convinto che migliorerà la qualità socio-economica di dove viviamo, e di questo sono particolarmente felice. E un altro elemento fondamentale su cui poi nel corso della mia vita ho costruito il mio business è anche la sostenibilità, perché oggi si parla tanto di industria 4.0, di digitalizzazione, ma questa è soltanto una gamba su cui possiamo far costruire e sviluppare il nostro paese, ricostruire il nostro paese, scusate. Ma per correre ci occorrono due gambe, e la seconda per me è assolutamente la sostenibilità, perché con la sostenibilità riusciamo a crescere economicamente senza sfruttare risorse, senza sfruttare il territorio, senza creare eccessivi rifiuti, mantenendo un rispetto per l'ambiente che soprattutto alle nostre latitudini è fondamentale per immaginare un'economia sempre più incentrata sul turismo e quindi di conseguenza sulla valorizzazione del territorio. E se quando poi questo nuovo paradigma diventa generalizzato, sicuramente immaginare anche un'inversione di quello che è il trend oggi presente a livello mondiale, che ci vede sicuramente in forte pericolo per quanto riguarda l'innalzamento delle temperature. Quindi sono questi due elementi che continuo a perseguire, e spero di poterlo fare in maniera sempre più importante. La sostenibilità, questo binomio, questa congiuntura tra sostenibilità e innovazione è qualche cosa che mi è stata presentata da un economista, una dottoressa, professoressa di Cambridge, in una conferenza noiosissima, mi ricordo del 2011 a Milano, che mi diceva: ma perché sono qua? Che ci sono venuto a fare? Sai, quelle cose che uno è proprio scoglionato. A un certo punto fa la presentazione questa professoressa, talmente bella la presentazione, talmente ricca di contenuti, talmente ricca di spiegazione sui cicli delle innovazioni tecnologiche, sui mercati finanziari, sull'impatto sul futuro delle nuove tecnologie, che a un certo punto, e da quel momento in poi, ho avuto chiaro il futuro, ho avuto chiaro quello che avrei dovuto fare per in qualche modo sentirmi realizzato e consapevole del fatto che avrei creato una base di sviluppo anche per altre attività future su questi temi. E da allora in poi ho lavorato in questa direzione. Questo ha portato a trasformare Convergenze da una SPA ad una SPA Benefit, quindi una società
che non persegue soltanto il profitto, ma persegue il profitto facendo crescere anche il territorio in cui la società opera, facendo crescere i dipendenti all'interno della società, sviluppando politiche di inclusione all'interno del complesso delle risorse umane. Quindi delle sfide sicuramente attuali che ci debbono servire per diventare una società migliore. Eccezionale, Rosario. Io avrei un sacco di domande da farti, però mi fermo, mi taccio, altrimenti i ragazzi mi richiamano perché hanno voluto fortemente partecipare a questo programma e quindi do subito la parola a loro. Ivana Fucciolo, allora, sei pronta per la prima domanda al presidente Pingaro? Bene, lei ha parlato di territorio cilentano, ha nominato solo il nord Cilento, fondamentalmente. E io so il perché, purtroppo, perché noi del Basso Cilento a livello di rete internet siamo un po' dimenticati, fondamentalmente. Quali sono state le difficoltà che lei ha incontrato sul territorio cilentano? Guarda, principalmente la grande difficoltà e l'orografia, nel senso che sono territori abbastanza complessi dal punto di vista proprio della morfologia, e quindi coprire territori vasti con tecnologie come la fibra ottica è sempre complicato e molto oneroso dal punto di vista economico. Noi abbiamo iniziato a sviluppare rete wireless sul Cilento da tempo immemore. Oggi quella tecnologia wireless non è più sufficiente per sostenere il carico dei dati di tutto ciò che sulla rete, su una rete anche domestica, viaggia, perché contemporaneamente c'è il figlio che fa la dad, il padre che la fa smart working, l'altro figlio che si vede un film in streaming. Tutto questo accade contemporaneamente, quindi la qualità della connessione deve essere particolarmente elevata e la fibra sta arrivando o arriverà presto, non soltanto grazie a convergenze, ma grazie anche ad Open Fiber, che ha coperto alcuni comuni. Su alcuni comuni come Alfano, Moio della Civitella e a nord Olevano su Tusciano lavoriamo insieme ad Open Fiber e gli forniamo banda proprio per le loro reti, quindi cerchiamo anche di creare sviluppo lavorando anche con altri operatori, non chiudendoci a riccio e diciamo usando soltanto la nostra tecnologia, ma cerchiamo di mettere a disposizione anche quelle infrastrutture che abbiamo sul territorio per permettere di avere la migliore tecnologia possibile ai nostri clienti. Quindi anche il Basso Cilento vedrà sicuramente a brevissimo sviluppi importanti. Noi stiamo facendo un investimento molto molto grande, lo stiamo finalizzando in questi giorni, che porterà la nostra fibra oltre che nel Basso Cilento, quindi parlo di Acquavena, Sapri, arriveremo a Maratea, a Lago Negro e risaliremo poi con Abitacolo, Sala Consilina nel Vallo di Diano, e ogni comune che toccheremo con la nostra fibra andremo a sviluppare lì sul comune poi una rete in FTTH per raggiungere le case dei clienti con la nostra rete in fibra. Un progetto importante che ci vedrà impegnati nei prossimi 4-5 anni, quindi il tempo è giunto anche per il Basso Cilento, ecco, quindi non disperate, perché la tecnologia sta arrivando e l'importante è avere sempre le idee per utilizzare al meglio poi la tecnologia quando ci sarà. Bene, allora da Ivana Fucciolo, presidente, che è residente a Centola Palinuro, passiamo a Luigi Di Gregorio, residente a Castellabate. Prego Luigi, la domanda.
Buonasera Rosario. Ciao, buonasera Salvo. Quali sono gli sbocchi occupazionali che può offrire il settore della telecomunicazione? Guarda, sono molteplici. Noi oggi stiamo ad esempio assumendo sistemisti, cloud architect per poter sviluppare la piattaforma di virtualizzazione, o meglio far crescere la piattaforma di virtualizzazione che i nostri clienti business già utilizzano. Perché noi con la nostra azienda cerchiamo in qualche modo di occupare pezzi della filiera del dato sempre più in profondità. Noi oggi abbiamo parlato di reti che raggiungono i nostri clienti, ma in realtà quello che facciamo è poi anche servizio al cliente tramite il nostro data center, tramite servizi di virtualizzazione, e poi portiamo questo dato in giro per l'Europa e per il mondo con i nostri punti di presenza che abbiamo anche a Los Angeles, a Tokyo, a Hong Kong e in giro per l'Europa. Quindi in qualche modo sicuramente le figure tecniche sono quelle di maggior interesse. Quindi ti dicevo prima, la figura di cloud architect siamo alla ricerca, ma costantemente rafforziamo il nostro team di programmatori, quindi con full stack developers. Stiamo rafforzando anche la parte marketing, quindi tutte le figure che hanno esperienza di marketing, soprattutto online con le piattaforme social, sono sicuramente delle professionalità di nostro interesse, e i venditori, perché alla fine il prodotto si deve anche vendere, non è sufficiente soltanto fare un buon prodotto che abbia una buona qualità, ma deve essere poi anche venduto, spiegato. Il nostro portafoglio prodotti è estremamente ampio, dalla connettività ai computer, ai server virtuali, ma anche all'energia, al gas. Quindi i nostri venditori sono dei veri e propri consulenti, e questa è una delle nostre caratteristiche, quello di riuscire a essere un'unica interfaccia per i nostri clienti per una molteplicità importante di prodotti, e quindi riuscire a vendere, a fare cross selling tra i vari prodotti, sicuramente è una caratteristica fondamentale per i nostri venditori, e il team dei venditori è in continua evoluzione. Oggi abbiamo aperto qualche giorno fa a Poggi Bonsi una nostra sede operativa, ne stiamo programmando l'apertura di un'altra ad Avellino, abbiamo un punto di presenza in Trentino, quindi stiamo piano piano allargando la nostra area di influenza. Quindi gli sbocchi occupazionali possono essere molteplici, l'importante è essere specializzati. Io quello che chiedo a chi si propone è avere una buona specializzazione nel settore che a lui piace, su cui lui ha studiato. L'impiegato generalista oggi è difficile inserirlo, perché il tempo che impieghiamo poi per formarlo e per renderlo produttivo in un settore fortemente specializzato come il nostro è troppo lungo. Quindi le opportunità sono tante, ma per persone che hanno in qualche modo sfruttato la loro carriera, non dico universitaria, ma di studi in generale, per specializzarsi in qualche cosa, e con studi anche oltre la scuola per rafforzare le loro conoscenze. Allora andiamo avanti con Edoardo. Buonasera ingegnere. Ciao, buonasera. Che cosa conta per un imprenditore investire sul territorio? Per me conta tantissimo, penso che sia però un'interpretazione soggettiva. Ci sono imprenditori di successo che non hanno investito nel territorio perché le loro imprese sono imprese che in qualche modo esulano dal legame con il territorio,
Io invece sono sempre stato molto attaccato alla mia terra e quindi per me è imprescindibile investire sul territorio. Di conseguenza, noi ci lamentiamo spesso che mancano tante cose sul nostro territorio, dai servizi, dalle cose, io dico banalmente che proprio perché c'è questa mancanza vuol dire che c'è tanto da fare. E per fare queste cose non sempre possiamo scaricare la responsabilità sul pubblico, ma dobbiamo tante volte collaborare con il pubblico. Aziende private e pubbliche insieme possono costruire quei tasselli che oggi mancano al nostro territorio per poter crescere e di conseguenza poter migliorare la nostra vita, non soltanto economica ma anche sociale, perché è fondamentale non avere soltanto un obiettivo di crescita economico. Se vogliamo soltanto arricchirci, secondo me non facciamo bene. E questa è una cosa che anche da presidente di banca ho sempre cercato di sviluppare. Come banca siamo estremamente attenti alla crescita sociale, inclusiva di ogni aspetto della nostra vita, quindi cerchiamo di essere azienda differente. E il territorio, il legame con il territorio è una parte importante. Anche poi questo ha intrinsecamente anche un ritorno aziendale, perché se con l'azienda si fanno sviluppare banalmente, voglio dire, delle scuole calcio, si fanno delle attività di promozione culturale, si fa attività di formazione e via dicendo, alla fine la gente ti vede come un attore importante del territorio, non ti vede soltanto come uno speculatore che vuole prendere beneficio. E di conseguenza, nel momento in cui deve mettere a confronto il tuo prodotto con quello di un'azienda di livello nazionale, molte volte si sceglie quello locale perché sa il cliente che una volta che ha scelto il tuo prodotto, una parte di quel fatturato ricadrà comunque sul territorio, e quindi riusciamo meglio a vincere la sfida competitiva rispetto ai player nazionali proprio per questo legame. Quindi lo si fa indipendentemente dal business, ma poi un po' di business torna sempre, quindi alla fine c'è crescita aziendale, ma c'è soprattutto una crescita del territorio insieme all'azienda. Perfetto, adesso tocca a Paolo Pace. Buonasera. No, volevo chiedere quali sono le differenze in questo settore tra l'Italia e i paesi esteri, sostanzialmente, se ci sono. Guarda, l'aspetto fondamentale è che in Italia la connessione internet è tra le più economiche che esistono. Significa che la competizione fra le aziende che fanno questo mestiere è estremamente alta, e quindi abbiamo raggiunto per la connettività fissa sicuramente livelli di prezzo veramente importanti per il consumatore finale. Anche dal punto di vista tecnologico stiamo recuperando, eravamo indietro quando Telecom Italia era l'unico player, da quando è nata invece Open Fiber si è mosso qualche cosa a livello di investimenti infrastrutturali, e oggi stiamo recuperando. Non siamo ancora a livello dei migliori per la copertura di fibra ottica, ma ci arriveremo presto. E devo dire questo non soltanto grazie a Open Fiber, che ha rivitalizzato la competizione nei confronti di Telecom Italia, ma anche grazie a tante regional telco come Convergenze, che stanno nei loro ambiti regionali investendo in infrastruttura. Mi riferisco a Intred nella provincia di Brescia e Bergamo, a Unidata nel Lazio, quindi sono tante le realtà, o Planetel in Lombardia, che in qualche modo stanno investendo. Quindi oggi c'è
sicuramente molta effervescenza in questo settore, perché il paese ne ha disperatamente bisogno. Benissimo. Grazie. Ottimo anche con le risposte. E adesso tocca ad Ilenia Fucciolo. Ci sei, Ilenia? Mi senti? Attiva l'audio. Allora, io le volevo chiedere, tutta questa tecnologia non nuoce all'ambiente? Non crea danni ambientali? Guarda, dipende da che tecnologia fai riferimento. Per tecnologia possiamo intendere la fibra ottica o i dati trasmessi su fibra ottica. Questo sicuramente non nuociono all'ambiente, perché la fibra ottica è un fascio di luce, quindi alla fine la luce non inquina, e la corrente con cui vengono alimentati gli impianti è corrente prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, perché noi da società Benefit acquistiamo e vendiamo esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili, e poi sopra la nostra sede con un tetto fotovoltaico produciamo tutta l'energia che ci occorre. Altro discorso invece per l'inquinamento elettromagnetico: qui sicuramente ci possono essere dei distinguo. Alcune tecnologie sono un po' più invasive degli altri, ad esempio il 5G, per come utilizza lo spettro, sicuramente può avere una è una tecnologia non molto educata, tra virgolette, nel senso che usa lo spettro in maniera molto aggressiva, e questo utilizzo potrebbe teoricamente essere in qualche modo sensibile rispetto a problemi di salute, però non esiste un diretto collegamento tra queste attività elettromagnetiche e casi di problemi di salute. Ecco, quindi penso che gran parte della tecnologia non faccia male se usata con cautela, soprattutto ad esempio i risultati della tecnologia, che possono essere i social media, quelli possono essere sicuramente molto più dannosi della tecnologia stessa. Quindi in quel caso sicuramente c'è bisogno di attenzione, soprattutto poi quando gli utenti sono minori o sono comunque ragazzi. Quindi dipende sempre da come la si utilizza e da quello che se ne fa. Gaetano, prego. Buonasera. Quale figura professionale è più ricercata dalle aziende come la vostra? Guarda, come dicevo prima, noi ricerchiamo sviluppatori di piattaforma cloud, cioè sono sistemisti che gestiscono server principalmente con sistema operativo Linux, che sono orchestrati tra di loro per realizzare delle infrastrutture su cui poi i clienti possono attivare dei veri e propri data center as a service, cioè non esiste più la singola macchina virtuale, ma un cliente, soprattutto business, può attivare molteplici macchine virtuali, router virtuali, switch virtuali, virtualizzando completamente quello che è il data center che fino a qualche tempo fa aveva nel sottoscala. Quindi queste sono attualmente le figure che noi stiamo ricercando con maggiore interesse, lavorando insieme anche all'Università di Fisciano, Ingegneria Informatica di Fisciano, cercando di, tramite gli stage in azienda, di riuscire a entrare in contatto con i migliori studenti. Quello che fanno gli altri non lo so, purtroppo, quindi non ti so dire gli altri che cosa fanno, ti possiamo dire noi che cosa facciamo. Anche i tecnici installatori ne stiamo assumendo un paio ogni anno, e sicuramente oggi sono oltre 25 i nostri tecnici sul campo che installano antenne, che installano router, che installano fibra, e anche queste figure professionali sono comunque costantemente ricercate da noi. Luigi, prego. Come bisogna fare per investire nella vostra azienda? Guarda, l'invest-
Sì, l'investimento, noi abbiamo già venduto una parte delle nostre azioni nel mercato e questa parte di azioni sono quotate. Quindi oggi se tu credi che la nostra azienda possa in qualche modo svilupparsi positivamente in futuro, puoi comprare una parte di queste azioni, 1, 2, 3, 4 azioni presso la tua banca. Quindi recarti alla tua banca, aprire un conto titoli e chiedere al tuo gestore di comprare queste azioni. In realtà questi soldi non vengono a noi, ma vanno a chi ti sta vendendo in quel momento le azioni, perché noi le abbiamo già immesse sul mercato, adesso queste azioni sono già distribuite tramite fondi di investimento, tramite banche, tramite investitori privati. E quindi tu in questo momento non stai finanziando convergenze, ma grazie alla tua azione puoi guadagnare tu dalla crescita delle azioni e possiamo guadagnare noi indirettamente, perché se ci sono tante persone che acquistano le nostre azioni, le nostre azioni salgono come valore e il valore maggiore che abbiamo, che ha la società, è una fonte di investimento importante. Quindi hai la possibilità comunque di sostenere la nostra iniziativa acquistando le azioni. Bene, Luigi, mi hai dato l'input allora di fare la domanda specifica che volevo sempre fare a Rosario sin dal momento in cui le sue azioni, insomma, hanno spiccato il volo. Allora Rosario, io adesso prendo il sito di Borsa Italiana, naturalmente non so se ho fatto bene perché non sono un intenditore di economia, suppongo però che possa essere un riferimento, e leggo convergenze 2,88 poi più 3,23%, fase chiusura, ultimo contratto 12/02/2021 alle 16:28:46. Ci puoi spiegare questi numeri, che cosa significano? Quindi 2,88 più 3,3%? 2,88 è il prezzo dell'azione, quindi il prezzo che si deve pagare per acquistare un'azione. La variazione rispetto al giorno precedente è più 3%. Le nostre azioni sono scambiate su un mercato che si chiama AIM Italia, che è un mercato ristretto alle piccole aziende, diciamo a quelle aziende che non Telecom Italia, Vodafone, ma quelle più piccoline con capitalizzazione più piccola. Questo perché ha dei costi più accessibili e delle regole un po' più soft rispetto a quelle dei mercati principali. E siamo contenti di questa valutazione 2,88 euro, perché tieni presente che noi ci siamo quotati con un prezzo di 1,75 euro, quindi siamo oltre il 60% di guadagno rispetto al prezzo di IPO. In alcuni giorni immediatamente successivi, quando c'è stata una grande euforia attorno a convergenze, al fatto che era una delle prime società benefit che si quotava, ha toccato anche 4,88 euro in alcune contrattazioni, quindi veramente ci sono stati momenti di grandissima euforia. Adesso il titolo si sta consolidando poco sotto le 3 euro e speriamo che nel corso dei prossimi 2 anni possa raggiungere i 5 euro 5,60 euro, che dovrebbe essere il nostro target price. Ma che bella l'economia quando riesci a capirla. E allora ti faccio ancora un'altra domanda: significa che chi ha investito nelle tue azioni adesso sta guadagnando? E dipende da quando le ha comprate. Se le ha comprate nel momento in cui abbiamo fatto l'IPO, sì, perché le ha pagate 1,75 euro, come i nostri dipendenti, che la stragrande maggioranza ha deciso di partecipare. Oggi i nostri dipendenti detengono quasi il 2% della nostra azienda, stanno guadagnando in maniera importante. Certamente ci potrà essere qualche investitore che nei momenti di euforia immediatamente successivi
all'IPO ha comprato a dei prezzi stratosferici e oggi sta perdendo, purtroppo questo non è controllabile, ecco. Però sono convinto che stiamo facendo bene, che il prezzo delle azioni continuerà a salire nei prossimi mesi. Che tipo di iniziativa o attività o impresa faresti al posto loro, considerato soprattutto il problema Covid che non ti permette più, ecco, di essere così flessibile come prima, ma sicuramente ti dà delle opportunità digitali, ecco, ho detto bene? Sì, io cercherei di capire di che cosa abbiamo bisogno, perché per far crescere un nuovo business, per far nascere un nuovo business ci vuole un'esigenza da soddisfare, e i modi tradizionali per soddisfare queste esigenze potranno non funzionare più nel prossimo futuro in una configurazione di nuova normalità, e quindi ci sarà bisogno di qualche cosa, qualche elemento di innovazione, e quindi su questo elemento di innovazione, un nuovo modo di fare le cose, un nuovo modo di mettere in comunicazione le cose, potrebbe essere una nuova attività, una nuova azienda, potrebbe essere una nuova app, qualche cosa di questo tipo, ma sempre incentrata su una soddisfazione di qualcosa. Noi non siamo in grado, come fa Google, come fa Apple, di creare le esigenze, perché loro creano dei prodotti e in seguito alla creazione di questi prodotti fanno nascere delle esigenze. Noi non siamo così importanti, non siamo così grandi, però abbiamo comunque delle esigenze da soddisfare. I nostri clienti hanno delle esigenze, i nostri concittadini hanno delle esigenze, e secondo me noi dobbiamo lavorare per innovare, per trovare nuovi modi per soddisfare queste esigenze. Sicuramente i ragazzi, che sono molto più in linea con le esigenze dei loro coetanei, possono avere una migliore visibilità di quella che ho io o hanno i miei colleghi un poco più adulti, ecco. Un minuto e 30. Ivana, a te la domanda finale al nostro ospite, la domanda che facciamo un po' a tutti, e lui particolarmente, insomma, sarà ascoltato. Vai. Bene, Rosario, qual è il segreto per farcela? Il segreto per farcela è lavorare con passione. Non esiste, io ne sono una dimostrazione, che la conoscenza della scuola, che la scuola ti riesce a procurare, sia l'unico ingrediente. Io ad esempio sono un ingegnere edile che poi ha usato la sua passione per costruire un'azienda che con l'edilizia non ha nulla a che fare. Quindi assolutamente la passione è un elemento determinante. Un altro elemento determinante è la capacità di non arrendersi mai. Devi sapere che quando io ho iniziato questa attività avevo persone della mia famiglia che mi dicevano: ma quando smetti di giocare con i computer e inizi ad aiutare tuo padre? Capito? Quindi c'è anche la la forza di credere nelle proprie idee, nelle proprie intuizioni, e perseverare, continuare a metterci la faccia, continuare a metterci l'impegno, continuare a superare le difficoltà. Un altro elemento che è indispensabile, soprattutto per chi parte in una nuova impresa, in una nuova attività, ma anche in un nuovo impiego, l'aspetto economico non deve essere fondamentale, ma deve essere adeguato o sufficiente, ma non deve essere l'aspetto trainante, perché molte volte dietro a scelte puramente economiche non ci sono delle scelte di lungo periodo, e noi giovani abbiamo la necessità di fare scelte, o meglio voi giovani, io non sono più purtroppo tanto giovane, ma voi giovani avete la necessità di fare scelte soprattutto per il medio e lungo periodo. E quindi Rosario, perdonami, ma giovane lo sei dentro però. Giovane sì, sempre dentro. Ma dovete sapere, ragazzi, che Rosario è uno che corre, ma corre non solo con la sua azienda, ma anche fisicamente, è un appassionato di atletica,
scusami se maratoneta. Ti ho interrotto, ma no. Qualcosa che non abbiamo detto, e il che è fondamentale secondo me nel capire anche, ecco, il ruolo di un role model. Prego. Quello della corsa è stato un altro elemento importante nella mia vita, perché a un certo punto io ero arrivato a pesare quasi 100 kg, quindi in qualche modo ho dovuto iniziare a controllare l'alimentazione e a correre. Correndo ho poi scoperto un mondo nuovo che mi ha affascinato e che mi ha rapito, e quindi dal 2014 non ho ancora smesso di correre. Ho corso, il mio obiettivo è quello di correre le 6 maratone più importanti del mondo, che sono raggruppate in una specie di club, e ne ho corse 4, me ne mancano 2, Tokyo e Londra. Ero iscritto a entrambe nel 2020, ma entrambe non si sono corse. Speriamo in questo 2021, dai, che finalmente il Covid ci lasci tornare ad una quasi normalità. Rosario, io davvero ti ringrazio di cuore, sicuramente i ragazzi sono adesso maggiormente più pieni dentro, proprio perché con le tue informazioni, le tue notizie, le tue storie, perché hai raccontato una storia virtuosa, sicuramente avranno uno spunto in più domani per andare avanti. Quindi grazie. Io ringrazio voi, ma ringrazio soprattutto te, Gianni, che te come me stai interpretando una storia virtuosa allo stesso modo, stai facendo crescere anno dopo anno la tua attività con la passione, con l'energia, con le idee, e quindi tu allo stesso pari mio sei un ottimo rappresentante di quella categoria che dicevi all'inizio, quindi sono in compagnia di tanti altre persone, quindi non guardate chi ha successo, ma guardate tutti quelli che il successo se lo stanno costruendo, ancora non si vede, e ce ne sono tanti, e Gianni è uno di questi. Troppo buono, non potevamo che chiudere anche con questa, insomma, gloriosa definizione su di me. Rosario, ti ringrazio di cuore, lo dico davvero. Sto dicendo la verità. Ma lo stesso vale per me, perché siamo entrambi, insomma, un punto di riferimento, ma soprattutto ci rincorriamo, quindi, e ci stimoliamo a vicenda. Questo è fondamentale, quindi lavoro, ragazzi, di gruppo, guardare sempre chi è in gamba, quindi mai essere assolutamente invidioso delle azioni altrui, e quindi andare e sostenersi, avanti. Sostenersi a vicenda senza chiedere nulla in cambio molte volte, cioè fare le cose soltanto per dare una mano agli altri, non c'è bisogno che ogni cosa che fai deve uscire una fattura. Questo concetto bisogna un po' abbandonarlo, perché sennò rimaniamo sud. Dobbiamo fare in modo che quello che c'è di buono bisogna condividerlo a prescindere dal ticket che poi si staccherà alla fine per la fattura, per altro, ma soltanto per il fatto di essere riusciti a dare una mano a qualcuno che si stava impegnando in quel momento. Ben detto. Grazie a Ivana, a Edoardo, a Ilenia, a Gaetano, a Luigi, a Paolo e a tutti gli altri che prima si sono collegati, poi per problemi di linea, ma ci penserà sicuramente Rosario per potenziare un poco il sud del Cilento. Va bene. E quindi grazie a tutti voi per averci buon seguito. Weekend, ragazzi, e in bocca al lupo per grazie. Le vostre cose. Grazie, viva il lupo. Arrivederci. Buona serata. Agropoli Generation è tutto. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao, buona serata. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.